Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera. Ciao, Beppe Fabio. Marconi, questa sera parliamo di sicurezza stradale perché nei giorni scorsi qui in via Signorelli c'è stato l'investimento di un anziano e della badante sulle strisce che però abbiamo notato non è che si vedano tanto bene, non solo le strisce dove è avvenuto l'investimento ma anche le altre strisce che si trovano in precedenza sempre qui in via Signorelli. È vero, sono tre passaggi pedonali a poca distanza uno dall'altro, dall'inizio della strada fino al semaforo di 18, e in effetti la segnaletica è quasi assente. Le strisce magari si notano perché sono i pali laterali che indicano che c'è una striscia pedonale, ma per quanto riguarda nell'asfalto la segnaletica non esiste quasi più per niente, quindi è di difficile individuazione per un automobilista che arriva, quindi è sicuramente il torto ce l'ha, perché uno deve far piano e deve vedere certe cose, però in effetti la segnaletica è molto molto carente. E insomma, questo è un po' un pericolo perché quando non è ben... è vero che c'è il cartello sopra che indica che c'è il passaggio pedonale. No, non è sopra, è lateralmente. Lateralmente, insomma. Già, no, vedi, ma guardare lateralmente mentre guidi diciamo ti distrai. Esatto. Invece vedere la striscia, non lo vedi. Vedere la striscia davanti a te è molto più importante. Andrebbero fatte forse un po' rialzate, illuminate. Sicuramente cioè, sì. Sicuramente rosse sì. O tinteggiate di rosso. Qui proprio non si notano per niente. Qui sono anni che sicuramente non si interviene per far sì che queste strisce siano visibili, perché attualmente sono invisibili, sono tutte e tre invisibili. Sì. Ci è stato segnalato lo stesso problema anche, eravamo alla Pace l'altro giorno, ci è stato segnalato sopra la Pace, per dire un emblema di vari punti del comune dove queste strisce andrebbero rifatte e anche colorate magari. Certo, quelle rosse, la tinteggiatura laterale rossa e leggermente rialzate sono molto più visibili. E logicamente uno è costretto anche a rallentare anche nel caso in cui non ci sia nessuno, e in quel modo lì sicuramente ci sarebbe più sicurezza e molta più attenzione per chi guida l'auto. In questi casi tu che sei stato al comune, da che cosa dipende? Da fatto che uno magari se ne dimentica che... No, è una programmazione. È una programmazione annuale di rifacimento delle strisce, e sicuramente qui sarebbero la fossero rifatte, perché magari questa è una programmazione da farla in primavera e adesso siamo in primavera abbastanza avanti, per cui dove essere già intervenuta l'amministrazione qui in questo caso. E quindi anche perché è un tratto molto trafficato. Ci credo. Qui considera che è l'anello a nord, il vecchio anello a est della città, per cui è importante. Dai, qui c'è un traffico continuo giorno e notte che fa paura, e quindi di conseguenza a maggior ragione deve essere salvaguardato il pedone. Che sfocia poi con l'incrocio con i semafori tra via Giotto, via Crispi, poi si va verso l'Eden, ma lì non è pensabile farci una rotatoria per togliere... No, c'è già stata studiata, già a tempi miei, di fare una rotatoria, addirittura c'era anche un bel progetto, però poi non è stata mai fatta, e ho visto anche che fra i lavori previsti dalla nuova amministrazione non c'è prevista la rotonda in quel punto lì. E questo è uno dei diciamo pochi punti veramente trafficati rimasto col semaforo, perché poi se pensi che via Fiorentina andrà via anche quello. Sì, e andrà via anche quello di Santa Maria, che è l'unico semaforo che è rimasto a mezzo alla strada in provincia di Arezzo, e finalmente verrà fatto la rotonda anche lì e verrà tolto, quindi di fatto rimane, vabbè, oltre a quelli della stazione rimane questo. E si va verso. Invece vedo che in altre città, io dico purtroppo, perché io preferisco di gran lunga le rotatorie, perché se sapute usare, se sapute usare il traffico scorre meglio. Per fortuna Arezzo è abbastanza avanti sotto questo punto di vista, perché vedo che anche altre città della Toscana dove ci sono dei viali che sono pieni di semafori, anche la stessa Firenze. Sì. Oddio, lì è un po' difficile. Facci la rotatoria. Dipende anche dalla conformazione. È logico. Però in effetti, diciamo che in questi ultimi anni, con la politica iniziata dal sindaco Ricci, con le prime rotatorie, e poi proseguita da Lucherini e da tutti gli altri sindaci che si sono susseguiti, non è soltanto il problema del traffico che è molto più fluido, il problema anche dell'incidente che si crea, non crea veramente incidenti importanti, per cui non si è mai verificato un morto o incidenti con feriti gravi. Perché?
perché logicamente ti prendi sempre lateralmente, non ti prendi mai in frontale, e per cui di fatto è molto meno pericoloso. E allora, in attesa magari che si pensi una cattura anche qui, pensiamo a rifare le strisce, perché insomma, come ha dimostrato questo investimento di qualche giorno fa, è urgente insomma rendere la strada sicura con le strisce ben visibili. Sicuramente sì. Grazie, a domani.